E bentornati sul mio canale. Siamo nel consueto contenuto settimanale della zona B, del contenuto della zona B, parleremo della serie B, ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto. Altra cosa importante, andate sui miei canali social Facebook, Instagram e Twitter, perché lì ci saranno tante novità che parleremo di tutte le competizioni che si stanno svolgendo in questo momento. Andiamo a vedere parliamo della 29esima giornata di Serie B. Sappiamo benissimo che la partita Perugia-Regina è stata rinviata, data da destinare, perché in Umbria è successo il terremoto, essendo che l'agibilità dello stadio del Perugia non è stata fatta in tempo, e per questo motivo, per bene comune e soprattutto per cose buona e giusta, la partita è stata rinviata, perché ci sono cose molto più importanti di una partita di calcio. Però andiamo a vedere subito i risultati, che se nella testa non è cambiato nulla, in testa della classifica, ma in bassa della classifica c'è stata una vera rivoluzione, c'è stato il colpaccio Cosenza. Andiamo a vedere le partite: Cosenza-Spal 1-0, Genova-Ternana 1-0, Bari-Frosinone 0-0, Benevento-Como 0-0, Cittadella-Palermo 3-3, Modena Pisa 1-0, Parma su Tirolo 0-0, Venezia Brescia 1-1, Cagliari Ascoli 4-1. Andiamo ad analizzare la partita che ci interessa a noi, quella fra Cosenza e Spal, dove c'è stata una bella partita, una partita dove fra due squadre che hanno cercato la vittoria. A me la dichiarazione che ha fatto Oddo, l'allenatore della Spal, aveva detto: noi andiamo a Cosenza per vincere, noi cercheremo di vincere, però se troveremo una squadra più forte di noi, per noi va bene anche il pareggio. Invece il Cosenza non aveva altro che, ormai il Cosenza non ha più nessun altro che un risultato, la vittoria, perché il Cosenza deve vincere tutte le partite. È stato un primo tempo davvero bello, con due squadre che se ne sono andate in Santa Regione, dove sia Florenzi da una parte che Zilli sono andati vicino al gol, c'è stato un palo di Florenzi, invece dall'altra parte lo Spal ha preso ben due traverse, uno col centravanti Moncini e l'altro con il centrocampista Tunjoc, che ha preso due pali, una traversa nel primo tempo e una traversa nel secondo tempo. Una partita dove secondo me la squadra che alla fine è riuscita più degli altri a cercare la vittoria è stata proprio Cosenza, perché grazie a Brescianini, che fa un bellissimo tiro da fuori area, fa il gol dell'1-0, ma lo stesso Brescianini due minuti prima stava sfruttando l'occasione per fare l'1-0. Dopo neanche 5 minuti Florenzi ha avuto un'occasione d'oro per fare il 2-0, cosa che non è stata chiusa, la partita non l'ha chiusa. Poi c'è stato il cambio Zilli Finotto, e Finotto a pochi metri, dopo 30 secondi che era entrato, stava davvero facendo il 2-0. Si gioca anche la carta Giuseppe Rossi, però non c'è stato poco e niente, ma altrettanto il Cosenza è andato sempre più vicino al gol. Un Cosenza che quest'anno, oltre a non avere il pubblico per problemi con la società, oltre che è stato anche sfortunato perché ha preso il suo giocatore migliore del calciomercato invernale, Zarate, si è infortunato, ha finito la stagione dopo neanche 3 partite, però questo Cosenza che almeno sta in campo e sta lottando e sta cercando in tutti i modi di portare questa salvezza, che grazie anche all'allenatore William Viali sta cercando da quel poco che ha di portare una salvezza che fino a un certo punto sembrava inesperata. E per questo io sono contento, perché si può anche retrocedere, perché uno non dice che una si può, però si deve sapere retrocedere, perché se noi vedevamo il Cosenza di un mese fa ti veniva la rabbia, perché non combatteva. Invece finora questo Cosenza è riuscito a battere prima la Regina e il Remonta, ora ha battuto pure la Spal, e soprattutto al 94esimo è stata annullata
annullato a Nasti il gol, giustamente in fuori gioco, se no era il gol del 2-0. Ma il problema è una squadra dove molte volte c'è stato l'euforia, perché ci sono stati dei gialli che erano evitabilissimi. Abbiamo visto la partita Cittadella Regina, un primo tempo dove la Regina ha dominato, meritava di vincere 4-0. Due gialli stupidi presi da Fabian ha capovolto completamente la partita. Per questo io dico, anche i giocatori del Cosenza, non fate alcune falle, evitateli, che si possono evitare alcuni cartellini gialli, perché poi a lungo possono essere davvero pericolosi. Andiamo a vedere un po' di statistica di questa partita. Possesso palla 40-60, tiri però 24-16, tiri in porta 8-3, tiri fuori 8-10, tiri fermati 8-3, punizioni 16-23, calci d'angolo 6-3, fuori gioco 2-2, rimesse laterali 22-27, parate 3-7, falli 21-13, cartellini gialli 5-3, passaggi totali 314 contro 500, passaggi completati 235 contro 428, contrasti 11-11, attacchi 70-133, attacchi pericolosi 56-39. Anche i numeri della statistica dicono che la partita l'ha fatta sempre più il Cosenza, e di questo sono davvero contento, perché un Cosenza che in questo momento è in piena lotta per la salvezza, è in piena lotta per la salvezza. Signori miei, la salvezza è lì, è a un punto. Andiamo a vedere un po' la classifica di questa 29esima giornata, ricordando sempre che la Regina e il Perugia hanno una partita in meno. Abbiamo Frosinone 62 punti, ricordiamo che ha pareggiato quest'ultima partita contro il Bari 1-1 a 62 punti. Poi c'è il Genova a 53 punti, Frosinone e Genova sarebbero già qualificati direttamente in Serie A. Poi i due che dovrebbero restare in finale di playoff sono Bari e Sudtirolo, 50 per il Bari punti e 48 per il Sudtirolo, un bellissimo campionato del Sudtirolo. Pisa 42, Regina 42, poi Cagliari e Parma, Cagliari 42, Parma 41. Qui le squadre che poi dovranno fare la semifinale per affrontare in finale una di queste due squadre, e poi c'è la finale totale, sono a 41, però il distacco è minimo, perché c'è il Palermo a 39, poi c'è il Modena a 38, il Como che sembrava perso, a un certo punto il Como era perso e ora si trova a 36 punti, a solo 5 punti dai playoff per salire in Serie A. Signori miei, questo Como che sembrava morto, che sembrava che era in difficoltà in poco tempo, e vediamo nelle ultime 5 giornate ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi, 2 vittorie, come è riuscito a risalire a solo 5 punti dalla zona playoff. Poi abbiamo Ascoli 36, Ternana 36, Cittadella 35 e Perugia, l'ultima squadra dopo i playout, che è a 30 punti, però ha una partita in meno. Poi c'è Venezia 30 punti, Benevento 29, il Cosenza sale a 29, la Spal resta a 28 insieme a Brescia a 28. E qui, signori miei, se andiamo a prendere prendiamo il Cittadella a 35 punti fino a scendere, lì sono, perché la differenza fra il Venezia, che è l'ultima squadra che rischia di fare play-out, al Cittadella, che è quella che io penso che è a 35, quella più alta di tutti, che è fuori dalla zona play-out, sono solo 5 punti. Una partita qui ti cambia tutto, una partita ti cambia tutto, e per questo dobbiamo stare concentrati e sempre attenti sul pezzo, perché la partita, come abbiamo detto, la Serie B è un campionato spettacolare, è una Serie B in questo momento, sappiamo che a un certo punto la squadra come il Brescia che lottava per salire in Serie A, era primo a 7 punti dalla seconda, a un certo punto è crollato completamente. La Serie B è questo, non puoi puntare su una squadra perché due o tre partite che li sbagli si è già preso lì. Andiamo a vedere la prossima partita, la 30esima giornata, c'è Palermo-Modena ed è già un bel match, Ascoli-Venezia, Brescia-Genova, Cittadella-Perugia, Como Parma, Frosinone Cosenza, e qui per Cosenza si mette male perché sta andando a affrontare la prima della classe, Pisa Benevento,
Südtirol, Spal, Regina, Cagliari, Ternana, Bares. È un campionato di Serie B fantastico, spero che vi sta piacendo come mi sta piacendo a me, io lo sto seguendo. Oggi il video è corto perché manca l'altra partita, Perugia, Regina, però vi raccomando, seguiamo la Serie B, la serie cadette, la serie dove le squadre, dove i giovani possono esplodere e diventare i futuri campioni. Iscrivetevi al canale, se siete d'accordo con me, commentate sempre con educazione e rispetto, che è la cosa migliore, e mettete mi piace, che non vi costa niente, e interagite con me, ciao! Sono contento oggi del Cosenzi perché ha fatto una grande partita, ciao, alla prossima!